perché c'è sole, è una bella giornata. Ecco, il libro di Dino Pieri, La squadra di Porta Romana, è conosciuto come il testo che descrive sia il delitto del conte Filippo Neri, che avvenne il 21 marzo 1889, e l'assassinio, questi due delitti, del socialista ex massiniano Pio Battistini del 7 settembre 1891. Questo libro è veramente un saggio importante per comprendere cos'è stata la contesa politica in Romagna e a Cesena in particolare, attenzione proprio nella nostra città, sin dall'Unità d'Italia, io aggiungo anche un po' prima, anche sotto il governo della Chiesa, diciamo, no? Negli anni 50 venivano fatti di sangue, molte volte non si sapeva chi era stato l'assassino, eccetera. Rimangono insoluti. E dicevo, questo saggio è importante per comprendere cos'è stata la contesa politica in Romagna e Cesena, in particolare sin dall'Unità d'Italia. È stata una lotta aspra, selvaggia, illuminata dai sinistri baglioni del coltello e del fuoco del revolver, veramente. Tantissimi omicidi sono stati fatti in un periodo anche breve, 30-40 anni, dopo l'Unità d'Italia. Per far fuori gli avversari, non in nome di un'ideologia o di una fede politica, ma in particolare per creare una setta, un clan mafioso. Veramente, è una cosa che non pensavo mai. Che dovevano soddisfare sia la setta che il clan mafioso gli appetiti voraci ed affaristici di un capopopolo. Ogni città in Romagna in quel periodo aveva un capopopolo. Non c'era ancora il Partito Repubblicano che era nato. Il Partito Repubblicano nascerà nel 1895, quindi passeranno diversi anni. In quel periodo c'erano questi capi popolo in ogni città, in ogni paese, che dovevano soddisfare appunto il clan mafioso, spesso mascherati spesso da una vera di massiniana santità che scadeva al contrario in una spietata criminalità. Avvengono decine e decine di omicidi, la storia non ne parla, la letteratura qui in Romagna è scarsa di queste notizie, e logicamente il libro di Dino Pieri è veramente un saggio importantissimo. Importantissimo, per la dovizia di particolari e di fatti che elenca. Qui sto parlando di questo capopopolo che era presente in ogni città e villaggio della nostra Romagna. Parlo di Eugenio Valzania, detto il Palanchino, per la giubba rossa alla polacca che portava spesso in quel di Cesena, un eroe garibaldino ben inquadrato dagli studi e le ricerche approfondite negli archivi dal nostro storico professor Roberto Balzarri. La sua preziosa indagine negli archivi catastali di Cesena ha fotografato un Eugenio Valzania che nei primi anni 70 dell'Ottocento era diventato il più ricco proprietario terriero, assorbendo in parte i possedimenti degli enti ecclesiastici soppressi da una legge del 7 luglio 1866 del nuovo Stato italiano. Lo Stato italiano aveva accumulato debiti a non finire con le guerre di indipendenza, con la riunione delle regioni del sud, ed era veramente in bancarotta il bilancio dello Stato. Quindi aveva bisogno di soldi. Fa questa legge, elimina i conventi sia maschili che femminili e tutti i beni immobili vengono presi e messi all'asta. Ecco perché Valzania diventa il più importante proprietario terriero, che non era un nobile, non era una persona del popolo, che però era inserito bene. Per esempio, quando nasce la Banca Popolare di Cesena nel 1870, lui diventa presidente, quindi pensate com'era tutto concatenato. Il prevalere del personale tornaconto economico era sempre presente nei maggiorenti della setta,
determinato a prendere in mano il potere locale per avere la strada aperta al controllo di tutto e di tutti. Veramente, c'è un controllo che non permette nemmeno alle indagini di efferati omicidi di intervenire e vedere. Rimanevano senza nome, omicidi, niente. Cesena in quel periodo, siamo negli anni che vanno dall'Unità d'Italia al delitto, era ancora chiusa dentro le mura, alla sera si chiudevano le porte, la città aveva 11.000 abitanti dentro le mura, 24.000 erano fuori nel contado, cioè nel comune di Cesena. Dobbiamo pensare che c'erano, specialmente verso Borello, verso la Boratella, c'erano le miniere di zolfo che assorbivano dai 4.000 ai 4.500 minatori, quindi c'era una popolazione importante. Poi le famiglie erano numerose, eccetera. Sottolineo questa parola. La parola mafia, che si scriveva con due F per essere proprio un rafforzativo, la parola mafia, che pensavo fosse confinata nella letteratura della lontana Sicilia, l'ho trovata in diversi fascicoli processuali del Tribunale della Corte d'Assise di Forlì, dove ho cercato in particolare le storie delle nostre miniere di zolfo, che si allungano, pensate, alla storia delle miniere in epoca romana, quindi hanno oltre 2000 anni. Per arrivare ai giorni nostri, quando l'ultima miniera di zolfo, quella di Formignano e Busca, viene chiusa nel 1962, quindi non tanti anni fa, io me ne ricordo bene, ho una certa età. Queste buste che io ho osservato, controllato, ho scaricato, questi fascicoli affollati di informazioni, di dettagli, erano il laboratorio, lo scrigno da cui Dino Pieri traeva l'ispirazione per svelare la microstoria della nostra città e del suo comprensorio. Ecco, adesso mi fermo, c'è Lorenzo Pieri, ci leggerà un brano tratto dal libro A squadra di Porta Romana. È l'arringa di un avvocato del processo di Pio Battistini. Pensate che il processo, in genere, i processi si tenevano nella sede provincia, cioè a Forlì. Questo processo, come anche quello del Conte Neri, non vengono tenuti, non si tengono a Forlì. Per legittima suspicione, perché la piazza di Forlì era turbolenta, vengono spostati con una delibera della Corte di Cassazione, quello di Pio Battistini viene trasferito a Treviso, quindi lontanissimo da Forlì, quello del Conte Neri a Ferrara, per cui chi andava dalla popolazione qui romagnola ad assistere a questi processi. Allora, c'è questo avvocato Cosimo Pugliesi, del Foro di Torino, quindi pensate un avvocato che viene a Torino e che tutela la famiglia, tiene la parte civile per la famiglia di Pio Battistini, e ci presenta questo, e lo leggerà adesso Lorenzo Pieri, un acuto ritratto della Romagna e conseguentemente della Cesena di fine Ottocento. Cioè, quello che ho detto io è che sono parole dure, che però è purtroppo questa è la realtà. È necessario che io vi parli dei costumi della Romagna, perché da essi comprenderete l'intonazione della causa. È necessario che voi facciate con me la psicologia dei fatti e dei testimoni, per convincervi che straordinarie sono le passioni che vi si agitano. Da una parte amore al partito, dall'altra odio. Da una parte chi vi sfida di fronte, dall'altra chi vi tira una pistolettata dietro le spalle. Quando un uomo è sicuro che tutti i giorni ha il pane di che sfamarsi, quando un uomo non ha i bisogni impellenti d'ogni giorno, allora, dato il carattere vulcanico, solforico dell'uomo, si spiega il reato politico, una eredità di governi passati. Sono vecchie conventicole, costituitesi prima dell'indipendenza italiana.
sono testimoni che non subiscono l'autorità del presidente. Insomma, tutto ciò dimostra il carattere del popolo romagnolo. Io, se non avessi creduto di annoiarvi, avrei portato qui gli statuti delle società repubblicane ed anche quelli delle società socialiste. Ed avreste allora veduto che il socio che commette il furto di un centesimo è espulso dalla società. Non così chi attenta alla vita del suo simile, quando questo attentato abbia il carattere politico. Ebbene, costui è sempre salvo in faccia ai suoi correligionari. La mano di un uomo onesto non crede di macchiarsi nello stringere la mano dell'omicida. Anche condannato, di fronte ai suoi amici, egli rimarrà sempre un gentiluomo. Chi si azzardasse di portare una denuncia, il meno che potrebbe aspettarsi sarebbe quello di essere chiamato spia, che con tal nome viene bollato in Romagna chi accusasse davanti alla legge un suo compaesano. E con questi principi volete che questi uomini vi parlino franchi? Mai, signori giurati, 69 su 100, i reati di sangue in Romagna avvengono non per impulso comune, bensì per causa politica. E tutto ciò perché? Perché si ha la sicurezza dell'impunità, perché si sa che anche portati davanti al tribunale vi sono i testi compiacenti, pronti a deporre a favore, e se non lo fanno sono minacce, sono colpi di pistola, quando non sono colpi di pugnale a tradimento. Direi che l'arringa dell'avvocato Pugliesi è chiara, è un testimone dell'Ottocento che ci dà una visione della nostra Romagna e di Cesena in particolare, perché Cesena la considerano la città più turbolenta della Romagna. Visto il tempo limitato che abbiamo oggi e per accennare al clima di violenza e di rancore che si respirava nella nostra Cesena nel circondario, vorrei soffermarmi su un anno particolare che Dino Tralassia, che io riprendo perché anche in quell'anno del 1874 avvengono fatti delittuosi enormi nella nostra città e nel contado. Io lo definisco un anno terribile, il 1874, per i vari delitti e attentati, in particolare accennerò all'assassinio del conte Antonio Aldini, di 34 anni, che non è mai avvenuto fuori nella letteratura, nella descrizione qui particolare. E mi sono trovato il fascicolo processuale davanti e questo liberale, era un liberale, questo giovane, il conte Antonio Aldini, era in quel periodo presidente dell'asilo infantile, quindi era un benemerito, e dello stabilimento degli esposti, quindi sicuramente della... Ecco, parto dalla fine, da quando questo conte Antonio Aldini viene ucciso. Il periodo che riguarda è il 1874, teniamolo ben a mente, e il mese di agosto. Avvengono veramente, viene tutto e vedrete che sarà un delitto venuto fuori quasi per niente, per piccole cose. Sui muri di Cesena, in data 29 agosto 1874, veniva affisso un manifesto a firma del regio delegato straordinario del comune, avvocato, era un florivese, avvocato Giuseppe Casati, che informava la cittadinanza. Dunque, questo delitto arriva il 29 agosto, viene commesso il 29 agosto. Il pomeriggio ci sono già i manifesti sui muri della città di Cesena. E che informava la cittadinanza del delitto del conte Antonio Aldini commesso nella mattina alle ore 11.30 in via Fantaguzzi, detta anche via degli Orefici. Il manifesto, attenzione, cosa dice? Cittadini, un atroce delitto ha funestato poche ore or sono la vostra città, dice lui, non so il sindaco, voi,
Un vostro concittadino vostro è caduto vittima di un assassino. Cesena maledice e il grido di esecrazione che ne esce dal cuore è il grido di tutti. Ecco, questo regio delegato straordinario del comune era qui a Cesena perché il sindaco non c'era, si era dimesso in giugno e quindi non avevamo il sindaco, quindi non c'era la giunta, non c'era niente. E il delegato prende, manda avanti il comune almeno per le cose ordinarie e quindi governa la città questo delegato straordinario nominato dal prefetto di Forlì. Come era il clima proprio in quel mese di agosto? La Romagna, Cesena in particolare, viveva i contrasti sorti all'interno della Associazione Repubblicana Universale, che ha la sigla ARU, Associazione Repubblicana Universale. Ci sono delle tensioni all'interno. Perché queste tensioni? Perché specialmente dei giovani mazziniani stanno uscendo, vogliono uscire dall'alveo della setta, del clan mazziniano. Perché questo? Perché già arrivavano a Cesena, in Romagna, la fiammata del Comune di Parigi del 1871, questa rivoluzione, c'era stata la caduta di Napoleone III a Sedan nel 1870-71, nasce questa rivoluzione della Comune di Parigi che ha idee rivoluzionarie, marxiste e soprattutto socialiste. Quindi il grido era la terra e i contadini, che non era nel dettato, nell'orientamento mazziniano. E questi giovani vedono in questo grido, in questo una novità. E molti escono. Chi esce dal clan diventa uno da odiare e da far fuori possibilmente. C'è proprio una lotta, infatti c'è una lotta tra repubblicani e socialisti, il delitto Pio Battistini, che anche lui era un mazziniano, era uscito, diventato socialista, e logicamente viene fatto fuori dal clan, dalla repubblicano. E quindi c'è questo clima qui. Ma adesso arriviamo proprio al sodo. Il 2 agosto 1874 a Rimini, nella villa Ruffi, che nei libri di storia è ricordato specialmente delle superiori e all'università, il convegno di 28 repubblicani in questa villa Ruffi, fra i quali c'è Aurelio Saffi, che è il tribuno, è il professore universitario, la persona retta, la longa manus di Mazzini. C'è di Forlì Alessandro Forti, si diventerà ministro alla fine dell'Ottocento. Di Cesena ci sono quattro personaggi, c'è Eugenio Valzania, Pietro Turchi, che è un giovane avvocato importantissimo repubblicano, e Federico Comandini, anche questo, e il suo figlio Alfredo. Alfredo Comandini, un altro importantissimo personaggio, pensate che diventerà un giornalista, diventerà direttore del Corriere della Sera. Era nato nel 1853 e morirà nel 1923, quindi è un personaggio molto importante questo Comandini Alfredo, che fungeva da segretario di questi 28 che si erano riuniti. Si erano riuniti certamente perché nel mese di novembre del 1874 ci sarebbero state le elezioni e dovevano preparare, c'erano questi forlivesi, questi cesenati, c'erano anche dei marchigiani, dovevano preparare il terreno per queste elezioni. In realtà tutto l'apparato poliziesco, diciamo, i delegati di pubblica sicurezza, i carabinieri, i sottoprefetti, voi sapete che c'era un sottoprefetto a Forlì, un sottoprefetto a Cesena, un sottoprefetto a Rimini, poi c'era il prefetto che comandava tutti, erano arrivate voci che sarebbe stata quella riunione per promuovere una insurrezione antimonarchica. Avevano paura, effettivamente da Roma tutti erano allerta. Pensate che c'era il ministro dell'interno di allora, che era Cantelli, un conte, faceva parte del gabinetto di Marco Minghetti. Marco Minghetti era un bolognese
E qui mi lasciate fare una parentesi se posso. Marco Minghetti era un azionista della società delle miniere solfure di Romagna che aveva la proprietà di Formigliano, Busca e Perticara. Pensate, questo primo ministro, Marco Minghetti, dal polso anche d'oro, era stato da giovane, negli anni 50, la longa manus di Cavour nell'Emilia Romagna. Dovevano preparare negli anni 50 il terreno per il passaggio della Emilia Romagna al regno del Piemonte. Quindi era colui che stava facendo adepti. Pensate che, e abbiamo trovato i documenti nelle ricerche delle miniere, che da Bologna, per preparare questo, diciamo, rivoluzione, il passaggio dal governo pontificio all'altro, al nuovo governo, da Bologna arrivava giù del materiale a queste miniere, soprattutto per Ticare, mandavano giù casse di fucili nuovi che venivano nascosti nelle gallerie delle miniere, pronti nel momento in cui ci sarebbe stato il passaggio di preparare degli adepti che avrebbero formato uno squadrone. Questo era il... E come inizia la riunione, entra subito il delegato di pubblica sicurezza con diversi carabinieri, diversi poliziotti, fermano la riunione, dichiarano tutti in arresto, perché era stato il prefetto della provincia di Forlì a ordinarlo, perché erano venuti da Roma queste disposizioni. Tutti vengono arrestati, tutti i 28, rimangono quel giorno dentro la villa e la notte, alla mattina del giorno 3 agosto, incatenati, a piedi, attraversano la città di Rimini, vanno alla stazione, vengono caricati, arrivano a Spoleto e da Spoleto li portano a Perugia e rimangono in carcere. È una notizia che sconvolge questo arresto di questi 28 personaggi. Addirittura a Cesena la notizia dell'arresto dei quattro nostri concittadini, ma anche dell'altro, di Aurelio Saffi, c'è la tensione che si eleva al massimo. Specialmente i giovani massiniani erano in subbuglio. La città di Cesena si doveva sentire in lutto. Ecco perché nasce tutta un'atmosfera. La città di Cesena è in lutto per questi arresti che non dovevano essere fatti. E qui leggiamo il secondo brano. Il secondo brano è un'arringa dell'avvocato Cesare Sarfatti del Foro di Milano. Importante questo avvocato, ed è l'avvocato di Mordenti Antonio, detto Barciuclin, che è il minatore che era stato designato colui che doveva uccidere Pio Battistini. Cioè, da Boratella, dove lui lavorava nella miniera della Boratella, a cavallo venne giù a Cesena. Lo aspettavano qui due o tre repubblicani che dovevano indicare chi era questo Pio Battistini. E poi poi c'era un cavallo appena commesso l'omicidio, c'era un cavallo fresco che doveva portare alla miniera di Boratella questo Barciuclin, questo Mordenti, perché il doveva risultare che lui era dentro a lavorare, cioè era un alibi, avevano creato anche l'alibi. Da Cesena arrivare alla Boratella sono 14 km, non sono pochi. Comunque ce la fa. E questo avvocato del Foro di Milano era l'avvocato di questo Barciuclin. Questo avvocato Cesare Sarfatti era amico di Mussolini, pensate, e infatti quando il fascismo nel 1922 entra, lui diventa deputato del partito fascista, questo Cesare Sarfatti. Ma c'è un altro addentellato, la moglie di questo Sarfatti, che si chiamava Margherita Grassini, che era un'ebrea, prenderà il nome del marito Margherita Sarfatti. Forse qualcuno di voi l'avrà sentita nominare, che era una scrittrice, una critica d'arte. A Forlì, quando c'è stata la mostra nel San Domenico di un grande scultore italiano, Adolfo Wild,
c'era un busto di questa, ricordo che l'ho visto, di questa Margherita Sarfatti, che era un personaggio importante, un bellissimo busto in marmo. Ecco, e adesso Lorenzo Pieri ci leggerà il brano L'Arringa di questo avvocato, che anche lui descrive la situazione della nostra Romagna. Nelle sette in Romagna l'assassino politico è giustificato. Esso non è un delitto. In ciò, d'accordo con alcuni autori che hanno stabilito l'enormità giuridica che l'assassino politico si può giustificare ed approvare. Ora, con questi criteri, con queste massime, bisogna vagliare la responsabilità di chi ha commesso un delitto di tal fatta. Bisogna vedere sino a qual grado possa giungere la sua punibilità. In Romagna, lo ha detto ieri la parte civile, è costume di andare armati. E che si vada armati in Romagna, volete un fatto? Siamo in giorni di elezioni. In una sezione avvengono delle contestazioni per una scheda. Pio Battistini, d'un momento, tira un colpo di pistola e ferisce Brandolini. Il segretario Teodorani corre fuori in cerca delle guardie, ma si trova sbarrata la via da un ragazzo di 14 anni che gli punta al petto una rivoltella. In Romagna, prima di lottare con l'arma del voto, si lotta col pugnale o con la pistola. Si sostituisce il coltello alla legge e tutto ciò, è doloroso a dirlo, è un dovere, un sacrosanto dovere in quegli ambienti, in mezzo a quelle sette, tra quelle conventicole. Chi consuma un assassinio politico ha la ferma convinzione di compiere un dovere. Nel giornale Il Pugnale si sostiene, per esempio, la legittimità dell'assassinio politico. In mezzo a quel focolaio di passioni, tra tanti uomini dal sangue caldo, mordenti, sentiva la politica più di qualunque altro, cosicché quando usciva dalla sua buca, dove lavorava indefessamente, egli si sentiva un altro uomo. Gli sembrava di respirare a pieni polmoni. Avviene il fatto di Ponte Cucco. Due operai, due repubblicani, vengono uccisi dai casetti. La mente di Mordenti si agita, si riscalda e, spinto dalla volontà di Domeniconi che lo domina, viene indotto ad impugnare una pistola nel cuore della città. Ecco, anche questa ringa ci presenta un quadro veramente fosco. E siamo nella, sempre, adesso ritorniamo al delitto di Antonio Aldini, del Conte. Siamo arrivati che Cesena deve sentirsi in lutto per l'arresto di questi quattro, repubblicani, cioè Eugenio Razzania, Pietro Turchi, Federico Comandini e Comandini Alfredo. Nelle ore pomeridiane, siamo alla domenica del 23 agosto, tutto si svolge nel mese di agosto. 23 agosto, caldo, e nella piazzetta Fabri, dietro al Palazzo del Capitano, c'era il Caffè Forti, quindi c'erano fuori dei tavolini dove i camerieri servivano caffè, bibite, eccetera, e in questa piazzetta tutte le domeniche pomeriggio, per ordine anche del delegato straordinario che in quel periodo governava Cesena, doveva suonare la banda municipale, cioè doveva suonare sinfonie, eccetera, no? E quella domenica pomeriggio la situazione era molto calda, diciamo, no? Erano arrivate delle lettere anonime al maestro della banda, che si chiamava Ducco, minatori, dove dice: non dovete suonare perché la Cesena si deve sentire in lutto, cioè la Cesena deve stare in questa situazione. E quindi non partiva sta banda a suonare. A un certo punto uno dei ragazzini che era lì presente dice: ma perché il concerto non inizia? E dietro alla partenza di questo ragazzino si aggrega Antonio Aldini, il Conte,
che anche lui, liberale, dice, lui non si sentiva in lutto, era un liberale, dice, a un certo punto la banda deve suonare. Intervengono dei giovani massignani, ecco, arrivano le brutte parole, si offendono, si sfidano, e questo sfidarsi va avanti per tutto il pomeriggio e la sera. Insomma, questi giovani massignani si riuniscono, decidono che il contadino deve morire. Designano il sicario, che pensate è un ragazzo, uno studente universitario. Ugo Pio si chiamava, che a un certo punto viene designato quale sicario per uccidere il conte Aldini. Pochi giorni prima, sui muri di Cesena, scritto col carbone proprio, c'erano delle scritte offensive che erano A.A.M. con disegnato un corno. Voleva dire Antonio Aldini becco morto, cioè in pratica lo facevano già fuori da Lucia. Una parentesi sul conte Aldini. Il conte Aldini era un liberale, uno che sui delitti che erano avvenuti dall'Unità d'Italia in avanti, molti non erano stati, non si era trovato chi era stato l'assassino, chi era stato il mandante, quindi erano, si vagava, la polizia, i carabinieri non trovavano i colpevoli, perché c'era quell'ambiente che descrivono i due, che hanno descritto i due avvocati, che la mafia, cioè era difficile parlare perché rischiavi veramente la vita. Però questo conte, per conto suo, faceva delle indagini su questi delitti, specialmente che erano avvenuti a Cesena. Come faceva? Aveva un po' assoldato, tra virgolette, pagandole, delle donnine facili, diciamo, prostitute, che erano frequentate da questi giovani massignani, che in quei momenti, eventualmente, parlavano ed erano venute fuori dei nomi di assassini, di attentatori, eccetera. Questo conte aveva segnato tutto in un quaderno, in dei fogli, e con nomi e cognomi di personaggi del Cesenato, dopo ve li dico. E quindi faceva indagine per conto proprio su tutto quello che era avvenuto in precedenza, perché voleva che la giustizia facesse il suo corso. Mi fermo qui e leggiamo il terzo brano, che è di Guglielmo Ferrero. Guglielmo Ferrero è un sociologo che segue il processo Battistini a Treviso ed è uno storico ed è un allievo di Lombroso, Cesare Lombroso, pensate. Quindi vedete quante attenzioni attorno a questi processi. E interessò molto il processo Battistini, basandosi su fatti delittuosi avvenuti in Romagna, e logicamente tirò fuori anche lui un ritratto a forte tinte, paragonando i romagnoli ad essere primitivi, smodati nel mangiare e nel bere, passionari e pronte ad usare la santa carabina, tra virgolette, no? E sosteneva che la città di Cesena era la più inquieta della Romagna, e agitata, inquieta e agitata. Era una sorta di far west. Questo lo scrive questo sociologo importante, Guglielmo Ferrero, che era appunto un allievo di Cesare Lombroso. Ecco.